si deve alimentare un LED. Conosciamo la tensione di alimentazione. Bisogna determinare la resistenza del resistore da porre in serie al LED per ottenere una idonea corrente. Ricordiamo che un classico LED deve essere attraversato da una corrente compresa tra i 15 e i 20 mA. Un giusto livello di tensione sul LED dipende dal colore del componente. Approssimativamente, questi sono i valori di tensione in base al colore. Qui sono indicate le tensioni. Abbiamo la forza elettromotrice E dell'alimentatore, la tensione VR sul resistore, infine la tensione VD sul LED. Come enunciato dal secondo principio di Kirchhoff, la somma delle due cadute di tensione, VR e VD, è uguale alla tensione di alimentazione E. Prendiamo, come punto di partenza, il valore massimo della corrente possibile nel LED, cioè 20 mA. Conosciamo, quindi, i seguenti valori. Alimentazione, con forza elettromotrice pari a 12 V. Corrente di 20 mA, valida per tutti i componenti in quanto collegati in serie. Utilizziamo un LED di colore rosso. Quindi possiamo considerare di 1,8 V il livello di tensione VD. Possiamo ricavare la caduta di tensione sul resistore. Risulta uguale alla differenza tra E e VD. La caduta di tensione sul resistore è di 10,2 V. Sul resistore, ora, conosciamo sia tensione che corrente. Non ci rimane che applicare la legge di Ohm. Dividendo la tensione, 10,2 V, per la corrente, 20 mA, ovvero 0,02 A, otteniamo una resistenza del resistore, pari a 510 Ohm. Se volessimo montare realmente questo circuito, poiché i valori commerciali comuni più vicini sono 470 Ohm e 560 Ohm, sceglieremmo quest'ultimo. Infatti, aumentando il valore dai 510 Ohm ottenuti teoricamente ai 560 Ohm reali, la corrente scenderebbe sotto i 20 mA e ci troveremmo tranquillamente nell'intervallo ammesso tra i 15 e i 20 mA.